Ciao a tutti, io sono Frico e benvenuti sul mio canale per questo nuovo episodio su Gatto Roboto. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine, dobbiamo solamente cercare dei i potenziamenti che mancano. Non so a questo punto se proseguire o fregarcene. Sicuramente mi sto perdendo qualcosa di importante. Guardate. No. Bisogna stare sempre attenti. Ok, e tutte 15 ce le abbiamo. Tamagato palette. No, decisamente no. Perfetto, adesso ne abbiamo 15. Torniamo a dal tipo a farci potenziare allora. 17. Ciao. Ho tutte le cartucce, sì? Ok. Sì, ce le ho tutte. Cosa mi sta montando? Hopper Module. Non l'ho ben capito. Phaser. Ah, posso fare così. Ciao. Super comodo. Ok, un health kit. Ha senso anche perché c'è l'acqua. Ok. Eccolo qua. Sicuramente è questo. Ci siamo, raga. Punto di non ritorno. Ah, c'è un salvataggio ovviamente. Vediamo cosa ci aspetta. Miau. Ah, vogliono toglierci dalla vita prima del boss finale? Ah, bene. Ci sono riusciti. Dai. Ce l'hai fatta a colpirmi? E basta. Ok.
Quello non l'avevo visto assolutamente. Che maiali che siete. Pitti papà. Ah, me la date tutte e 16, ok. Post finale? Non ancora. Cosa nuovo? Così? Mostri nuovi a caso. Che è un salvataggio? E questo? Ah, è morto. Ah. È una bella prova, però ci stanno dando comunque dei salvataggi. Ah, così. Vabbè, non puoi niente contro di me, dai. Fermo bloccato. Facciamo attenzione a queste spine che sono... Allora, facciamo attenzione a queste mazze chiodate che sembrano pericolosissime. Infatti lo sono. Aio. Perché non sta funzionando adesso come prima? Oh, eccolo qua. C'è un delirio. Ok. Con quest'arma sicuramente ci aiuta, nel senso... Avendo quella normale, forse non ce l'avremmo fatta. Aiuto, no. O almeno non ce l'avremmo fatta così facilmente. Dai. Adesso le distrazioni, però.
Ok, salvataggio, perfetto. Quanto dobbiamo farci scendere ancora? Chi è quello? Bene, bene, bene. Se non è il nostro amico felino. Ok. Non essere compiaciuto. Sì, esattamente dove ti volevo. Ma non hai ancora realizzato tutte queste sfide a cui sei stato sottoposto. Tutte queste avversità che hai dovuto superare. Ok, quelli erano una serie di esperimenti per vedere se saresti stato un contenitore viabile. Ok, e ti sei provato veramente forte e molto resiliente. Ah, sarai il perfetto ospite per il mio povero morente cane Barclay, che ovviamente lui è il dottore, però si era un po' capito. È malato, vedi? Lo è stato per molto tempo. Lo stavo conservando la sua vita in un tubo idroglobulare, ma sapevo che prima o poi non sarebbe stato abbastanza. Ok, non sarebbe stato abbastanza. Quindi quindi sono entrato nel database militare e ho trovato te e Gary. Ah, entrambi degli ospiti, come si dice, accessibili per me e per Berkeley. Quindi vuole spostarsi nel corpo di Gary e il gatto lo vuole mettere dentro il mio corpo, ok. Non rederà nessuno, vero? Quando avrò il corpo di un soldato e la mia mente è la mente di qualcuno che ha ucciso così tante persone, così tante. Immagina il mio divertimento quando ho scoperto che la pattuglia di Gary, che il percorso della pattuglia di Gary era in questo settore. Ho riparato il trasmettitore galattico e ho mandato un allarme di sicurezza. E poi i vostri voi imbecilli vi siete schiantati proprio nel mio giardino. Ok, ha detto che praticamente il soldato si è incastrato nella sua stessa nave. Fortunatamente il suo corpo non era così tanto danneggiato. Adesso trasferirò la mia coscienza nel corpo di Gary e finalmente mi sbarazzerò di questa patetica forma. Poi farò lo stesso con Barclay e te. Tutti si pentiranno di avermi preso in giro, diciamo. E avermi trattato come un sudicio ratto. Miau. Perché lo sto facendo, chiedi? Non me lo ricordo neanche più. Ok. Ah, quindi dobbiamo ammazzare Gary. Questa musica super... Ho sbagliato tasto. Vabbè. Ah, bello cazzuto. Pim pom 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 pom. Siamo entrambi a metà vita. Quasi preso. Ah. Ok, il mitra devo solamente schivarlo.
Non so perché non ho preso danno là, ma ok. Non ci lamentiamo. Aia. E questo è nuovo. Scusami. Stiamo attenti perché potrebbe ammazzarci comunque, eh? Ok, ce l'abbiamo fatta. Sembra che non sia finita. Eccoti qua, Kiki. Beh, vedi quel tubo sopra di te? È Lido che riposerei per sempre. Sei stanco? Pensi di avermi battuto? Ah, come se avessi bisogno di un mecha. Con questo dolce, con questo bellissimo fisico e con questi pollici opponibili ti eliminerò alla vecchia maniera. Di ciao alla mia ultima multigun. Ok. Vabbè. Sembrava troppo facile. Ce la faremo a riportare Gary nel suo corpo? No, mi sono schiantato su di lui. Oh mio Dio. No, no! Scusami. Non vale così. È la tua fine, gatto. Non hai altra scelta che arrenderti. Il tuo contenitore è stato danneggiato abbastanza. Attenzione. Disturbo trovato. Computer, non interrompermi. La situazione è sotto controllo. Inserisci il passcode per rilasciare il tubo idroglobulare. La tua assistenza non è più richiesta. Incorretto. Inserisci il passcode. Miau. Corretto. Ok. Rilasciare il tubo idroglobulare. Barclay? Devi stare nel tubo. Le tue condizioni sono instabili. Ah, non lo riconosce più. Barclay, perché? Non mi riconosci? Sono io. Bark, bark, bark. Sono Otto, il tuo amico. Il tuo padrone. Ok. Cosa stanno dicendo? Miau. Woof woof. E quindi? Dove mi stai portando, canido? Alla faccia. Ah, l'astronave. Stiamo scappando dal pianeta con l'astronave. E Gary? Missione completata. 100% completo. Ci abbiamo messo 4 ore e 10. Ok, sembra che abbiamo finito il gioco, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa adesso. Se succede qualcosa. Il topo. Ah. Quindi Gary era nella nave, insieme a loro. Va bene, ragazzi. Io direi che anche per questa serie è tutto. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qua, sul mio canale.
Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video.